Come dire, da quale esigenza abbiamo pensato di diffondere il nostro appello? L'America Latina è una speranza per l'umanità. Allora, io penso che la discussione di questa sera sia stata molto fruttuosa perché ha permesso di riconnettere dei tasselli di un puzzle di quella che è la patria latinoamericana, che anche gli analisti nostrani faticano a comprendere nella sua interezza. Uno, e dal punto di vista politico, ha dato la voce ai compagni e alle compagne che sono di quelle formazioni politiche che in contesti durissimi, dove lo scontro è durissimo, riescono ad avanzare nonostante il tentativo di schiacciamento che fa l'imperialismo americano e l'imperialismo dell'Unione Europea, che gioca di rimessa, ma comunque non ha mai dismesso quelli che sono i panni che ha vestito tradizionalmente di potenza coloniale in quanto tale. Ripeto il senso dell'appello e di questo tipo di iniziativa. Noi siamo un'organizzazione comunista piccola ma dignitosa che agisce su vari fronti all'interno del conflitto di classe in Italia, attraverso il conflitto sociale, in particolare la contraddizione capitale-lavoro con l'unione sindacale di base. Ha da anni promosso l'esperienza di potere al popolo dal punto di vista della rappresentanza politica e si muove sul fronte strategico come organizzazione comunista, soprattutto dando spazio, tra l'altro, alle rappresentanze politiche giovanili. Abbiamo un organo di informazione che è Contropiano, che serve un bacino che è andato ampliandosi nel corso di questi anni perché appunto la guerra contro l'informazione mainstream, diciamo così, dei grandi gruppi, come è, diciamo così, una difficoltà per creare un'egemonia da parte delle formazioni comuniste, progressiste latinoamericana, lo è anche qui. Ed è per quello che anche molti di quelli che sono gli avvenimenti che occorrono in Latin America, che non concorrono alla costruzione della narrazione di criminalizzazione di quello che succede a quelle latitudini rispetto ai regimi progressisti, naturalmente non se ne fa menzione. Io ho partecipato personalmente a un presidio a Torino sotto la sede della RAI alcuni mesi fa, nel momento del picco della mobilitazione in Colombia insieme ai compagni e alle compagne di SOS Colombia, e perché c'era assolutamente un oscuramento rispetto a quello che stava succedendo in Colombia, e nonostante ci fosse un'equipe televisiva che si è mossa cioè, verso di noi, ha intervistato le persone, di questo non è passato assolutamente niente. Il senso dell'appello che abbiamo fatto va un po' in quello che abbiamo fatto questa sera, nel senso, da una parte, aprire un dibattito e quindi di sensibilizzazione conoscitivo per noi e conoscitivo nel senso di cercare di mettere insieme le varie esperienze latinoamericane che si muovono qua, in quella che potremmo chiamare la diaspora, però in riferimento a quello che succede là. Un appello che noi abbiamo teso a voler fare nella maniera più inclusiva e allargabile possibile, perché ci serve come base per creare un coordinamento che non deve fare solo un'azione di sensibilizzazione, ma un'azione politica pratica. Partendo dal presupposto che è cambiata un po' la dinamica della solidarietà internazionale, propriamente detto. È chiaro che l'Italia è un paese del primo mondo, ma vive molte delle contraddizioni che anche gli stessi compagni, in maniera senz'altro meno acuita, ci hanno detto oggi. In Italia ci sono una decina di basi statunitensi con 15.000 militari, che sono storicamente, come dire, il tallone di ferro per ogni progetto di trasformazione sociale. Abbiamo l'Unione Europea che limita sempre più fortemente la nostra sovranità rispetto a scelte strategiche e impoverisce gran parte del nostro blocco sociale. Siamo un paese della NATO che subisce le politiche della NATO e anche in termini di tagli alle spese sociali per finanziare le imprese belliche
della NATO senza che su questo si siano assolutamente in discussione. E che quindi anche noi abbiamo l'esigenza di porre dei ponti, perché le esperienze latinoamericane ci hanno insegnato molto e continuano a insegnarci molto. Quindi il senso è quello di promuovere un ambito politico organizzato che colga i passaggi che si stanno sviluppando su due ragionamenti molto semplici. Il primo è il ruolo degli Stati Uniti e dell'imperialismo nordamericano. Gli Stati Uniti in questo momento non possono affrontare uno scontro frontale con quelli che sono i principali competitor antagonisti in altre zone del mondo. Non possono, sebbene possono creare provocazioni e frizioni con la Russia rispetto all'Ucraina, per esempio, ma tutto quella, diciamo così, quella zona che va dai paesi baltici fino al Mar Nero, con la Cina possono avere frizioni, conflitti, provocazioni in quello che sono i territori del Mar Cinese orientale, ma non li sfiderà mai in terreno organico. In Africa sta muovendo le sue pedine con risultati, diciamo così, per fortuna non grandiosi dal loro punto di vista. Anche l'imperialismo europeo sta conoscendo delle vere e proprie deblate con dei cambiamenti di referenti politici molto veloci. L'America Latina probabilmente sarà il terreno su cui l'imperialismo americano agirà di più. È vero che questo è in continuità con quello che ha storicamente fatto, però adesso, prima di tutto, ha vissuto alcune sconfitte strategiche come quella afghana, ha rimosso quella che era la sua presenza militare in Medio Oriente, la andrà a rimuovere, e deve rilegare l'intero continente a quelle che sono le sue esigenze di slancio produttivo, rimpossessandosi delle risorse, riaffermando la gerarchia politica, perché ne bisogna a livello di competizione. Perché non l'ha fatto immediatamente dopo la salita in carica di Biden? Perché anche loro hanno dei problemi al proprio interno. Si pensi solo alla questione della pandemia, dove nonostante avessero la possibilità non sono riusciti a vaccinare la popolazione, solo il 65% della popolazione vaccinata, e dove ha dovuto comunque muovere sulla politica interna alcuni tipi di manovre che li proiettano verso un tentativo di recuperare quelli che sono stati i deficit strutturali, si pensa alle infrastrutture piuttosto che alle politiche sociali. Ma risolti questi problemi interni, è chiaro che torneranno all'attacco più feroce di prima e si andranno a scontrare su quelle che sono state le esperienze che in questi anni, in forme differenti da quelle propriamente socialiste, Cuba, in Nicaragua, Venezuela, da quelle progressiste ai movimenti politico-sociali che sono sorti e hanno arricchito il continente, sono naturalmente i loro nemici principali. È chiaro che gli Stati Uniti non solo si muovono contro, e storicamente sono mossi contro le esperienze socialiste, si sono mossi contro anche esperienze moderate, semplicemente degli uomini che in loco non facevano i propri interessi. È sempre bene ricordare che col colpo di Stato in Guatemala a metà degli anni 50, gli Stati Uniti insieme al colpo di Stato in Iran articolano la loro strategia per tutto il secondo dopoguerra e hanno fatto fuori uomini che erano loro alleati semplicemente perché poi non seguivano poi le direttive di Washington a un certo punto. Questa è un po', secondo noi, la situazione da cui ne deduciamo il fatto, come ho detto all'inizio, di creare un ambito politico specifico che promuova le mobilitazioni. È chiaro che le suggestioni che sono venute dai compagni e le compagne sono molto forti. Ne raccolgo due, tra le altre, il fatto di essere al fianco dei popoli ecuadoriani quando sfideranno il governo Lasso in maniera aperta. Dovremo fare un passo da quello che è la sensibilizzazione, senz'altro necessaria, a quello che è l'appoggio. Quindi noi, diciamo così,
ci siamo in questo tipo di scommessa, come quella che è il passaggio elettorale in Colombia, molto importante, che si avverrà la primavera prossima. Concludo dicendo che noi abbiamo cercato di seguire con vari strumenti quello che è stato questo mese, che abbiamo ritenuto molto importante, che è iniziato, diciamo così, con le elezioni che hanno confermato il sandinismo, e quindi sono state elezioni di tenute, di rilancio, per poi, nonostante le sanzioni statunitensi, il Nicaragua ha abbandonato l'organizzazione degli Stati americani. E una solidarietà molto forte è venuta da altre esperienze progressiste nei suoi confronti. E si è concluso con l'Honduras, di cui in Italia si è parlato pochissimo, perché l'Honduras è qualcosa che ribalta, fa vedere quella che è la debolezza dell'imperialismo nell'area, nonostante la sua prepotenza militare, dove un popolo ha desautorato un'oligarchia che aveva preso il potere con un colpo di Stato e che era stato riconfermato da una frode elettorale clamorosa nel 2017, e dove, come dire, c'è la possibilità di riprendere un comune che era iniziato precedentemente, ma non è che un tassello tra gli altri. Venezuela, se ne è parlato poco delle elezioni, perché su 23 stati regionali solo 3 sono stati presi dalla destra, che ha scelto la strada delle elezioni e che in questo momento è in molto difficoltà, tanto che il cosiddetto governo ad interim di Guaidó deve fare a meno del proprio ministro degli esteri, e dove alcuni addirittura parti della politica dell'America, dell'Unione Europea, hanno dovuto ammettere, non certo noi, che per noi sono elezioni legittime, ma il fatto che si sono tenute con tutti i crismi, non l'ultimo Zapatero, che è un pezzo del socialismo europeo, socialismo, socialdemocrazia europea, che già si era speso in altri contesti elettorali per dire un'ovvietà, cioè sono elezioni trasparenti, ha vinto ciò che ha votato il popolo, quindi non si può parlare di fronte. Ecco, questo mese noi l'abbiamo seguito, è chiaro che l'ultimo pezzo importante, ce l'ha ricordato la compagna cilena, è il ballottaggio che sarà il 19 giugno. E noi abbiamo cercato, abbiamo no, 19 dicembre, adesso giugno 21 novembre 19 dicembre, me lo ripeto in testa ma sbaglio sempre, scusate. Per dire che noi abbiamo questo metodo di lavoro, non giudichiamo i processi di emancipazione dei popoli, sta alle singoli compagni e compagne darci un giudizio. Noi pensiamo che è chiaro che per tornare a Boric, non è stata l'unica sua affermazione rispetto al Venezuela, anche la gioventù del Partito Comunista si è dissociata dalla dirigenza del Partito Comunista per una comunicazione di solidarietà con il Nicaragua sandinista, quindi è chiaro che c'è una stratificazione, una differenza all'interno delle forze. È chiaro che di fronte a tutti c'è una polarizzazione che ha prodotto un candidato progressista moderato, socialdemocratico, completamente inadeguato rispetto a quello che aveva prodotto il movimento sociale, e dall'altra un nazista dichiarato. Su questo però voglio dire una cosa per completare l'analisi. Molto probabilmente c'è da chiedersi il fatto che in Cile una parte consistente della società non ha mai mollato il pinochettismo, come nelle altre paesi dell'America Latina le oligarchie a cui si è appoggiati gli Stati Uniti non hanno mai mollato la tentazione golpista. Erano elettoralisti per convenienza quando inconvenivano, tendenzialmente la democrazia non gli è mai importato niente e difendono, come dire, con i denti, con le unghie, quella rendita politica da borghesia compradora che gli hanno dato gli Stati Uniti. Quindi
Insomma, questo è un, secondo me sono elementi politici da tenere conto. Ultima cosa, già l'ho ricordato Mila all'inizio, Cuba, e poi le immagini e i commenti che farà Marco cioè, saranno molto più pregnanti delle cose che voglio dire, che posso dire io. È chiaro che è stato un fallimento grandioso quello del tentativo di destabilizzare, cioè in Italia se ne è parlato poco, dico solo due battute, però il 15 novembre non è avvenuto nulla, cioè Cuba è tornata alla normalità nonostante ci sia il blocco economico, le scuole hanno completato il loro processo di lezioni in presenza, sono incominciate ad arrivare quelli internazionali, quindi il flusso di turisti, è incominciato la triennale a La Habana, è finito un lockdown, coloro che dovevano protestare non sono assolutamente usciti di casa, il loro leader non ha detto niente ai suoi consociati ed è andato con un visto turistico in Spagna e dicono che si è esiliato. Io, uno che si esilia con un visto turistico in un altro paese, sinceramente non l'ho mai visto. Guardate che questo è un segno, secondo me, di vittoria. L'altro particolare è che come l'impero stravolge nella propria rappresentazione una sconfitta sua in una vittoria, è stato che qualche giorno dopo poco hanno dato il Latin Grammy alla canzone Padre a Vita, che è stata conosciuta in Occidente, in parte mondo latinoamericano, con la canzone di protesta, l'inno delle proteste, guarda quando non c'è stata nessuna protesta. Quindi è vero che c'è un processo di colonizzazione culturale avanzato che ci riguarda anche noi. Quindi io colgo l'occasione per rinnovare l'invito ai compagni e alle compagne che sono venute stasera per tenerci in contatto, per sviluppare una relazione, migliorare, come si diceva, anche la conoscenza che ci abbiamo qua rispetto ai processi là, e ricordando che noi conduciamo una battaglia comune a latitudini diverse contro i nemici che sono l'imperialismo e il capitalismo e per il socialismo. Grazie mille.